Ma ora per protagonisti del XX secolo, Herbert Marcuse. Un incontro del 1968 con il famoso filosofo e sociologo tedesco emigrato negli Stati Uniti. È metodico Marcuse, quasi pignolo. Agisce come parla, con estrema precisione. Ha preparato la posta, ha riposto nella borsa di pelle gli appunti che gli serviranno come guida alla lezione che terrà tra poco, ha preso il sigaro o i sigari dal cassetto, il sacchetto con la colazione. Spenge la radio ed è pronto ad uscire. Sono le 9:05. Tutte le mattine che ha lezione esce di casa a quest'ora. Va a piedi all'università, 20 minuti di passeggiata. Ama camminare e lo fa con passo sicuro, senza guardarsi intorno. Ha studiato a Friburgo con Heidegger, fu uno dei fondatori della scuola di ricerche sociali di Francoforte insieme a Horkheimer e Adorno. Con l'avvento del nazismo, per sfuggire alle persecuzioni razziali, riparò prima a Ginevra e poi in America. Nel 1941 pubblicò Ragione e Rivoluzione. Prima di essere chiamato all'Università di California, ha insegnato a New York, alla Columbia University e a Boston, all'Università di Brandeis. Signor Marcuse, devi ammettere che la tecnologia ha portato dei benefici oggettivi all'umanità. Ha recato le premesse, ad esempio, per l'abolizione della fame, per allungare la vita media dell'uomo, ha ridotto la mortalità infantile. Lei dice che questi scopi non sono stati interamente raggiunti e che invece di perseguire i veri bisogni si incoraggiano i falsi bisogni. Sì. È così? Sì, è esattamente quello che ho detto. Cioè che noi sviluppiamo, stimoliamo e soddisfacciamo bisogni che possiamo chiamare soltanto parassitari, visto che essi vengono soddisfatti, mentre un'incredibile povertà e miseria continua ad esistere non solo nell'ambito della stessa società opulenta, ma anche al di fuori di questa società, nelle aree che essa domina direttamente o indirettamente. Alla Hoia, nel giardino dietro l'università, Marcuse mangia il suo panino avvolto nel cellophane, il pane integrale dei tedeschi. Non vuole qualcosa di meglio, signor Marcuse? Marcuse dice: nessuno mi costringe a sedere davanti al mio apparecchio. Nessuno mi costringe a leggere giornali idioti. È una società totalitaria, ma non violenta. Tolto qualche volta i notiziari d'attualità, si rifiuta di vedere la televisione, pubblicità ogni 7 minuti su 7 canali. Per essere esatti, quello che io disapprovo è unicamente il modo nel quale i mass media vengono usati oggi. Non penso che si possano disapprovare i mass media in generale. Riesco benissimo ad immaginare condizioni nelle quali i mass media potrebbero di fatto contribuire grandemente al miglioramento delle condizioni. Non penso che lo facciano oggi. Sì, io sono consapevole, del tutto consapevole di far parte del sistema e cerco, diciamo così, di cavarne il meglio possibile, usando da un lato le libertà di cui dispongo per dare il mio contributo ad un miglioramento ed avanzamento dell'attuale situazione e dall'altro lato proteggendo quelli, insomma, la mia famiglia e me stesso finché sarà possibile. A suo parere, l'educazione è una repressione, una limitazione della libertà? L'educazione non è mai una limitazione della libertà se è realmente educazione. Se è educazione può solo promuovere la libertà. Che cosa ne pensa degli hippies e del LSD? Che cosa ne penso? Sì, degli hippies e degli allucinogeni. Bene, vi sono molti differenti gruppi di hippies. Io ho molta simpatia per quelli che combinano un modo di vivere hippies con la protesta politica e la ribellione. Esistono altri gruppi che non lo fanno e con questi ultimi non ho proprio niente in comune. Lei pensa che abbiano già realizzato il suo sogno? No, senz'altro no. Non so di quale sogno si tratti. E non penso di elaborare i miei sogni, ma certamente nessuno di questi gruppi
ha ancora compiuto il trapasso ad una condizione umana libera. Se avesse un figlio hippie, che farebbe? Lo lascerei essere hippie. Se egli fosse capace di vivere in quel modo, sarebbe affar suo e non avrei niente da obiettare. Ma se disgraziatamente essere un hippie significasse, per esempio, il doverlo mantenere per tutta la vita, direi di no.